Cancro, io ti boccio. È l'iniziativa organizzata dall'AIRC nelle scuole volta a sensibilizzare i giovani su un tema molto delicato e importante. A Crotone l'associazione ha incontrato gli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Lucifero, alla presenza tra i vari del ricercatore e professore ordinario di oncologia medica all'Università Magna Grecia di Catanzaro, Pier Francesco Tassone. Parlare di studenti è estremamente importante perché bisogna sensibilizzarli ad una maggiore attenzione per la ricerca. Guardi, quello che non manca nel sud è proprio la vivacità dei nostri studenti, e quindi parlare queste giornate della ricerca rappresentano per loro uno stimolo di grande importanza. A parte gli aspetti preventivi che non possono non essere ignorati, ma io credo che bisogna dare un messaggio di fiducia nella crescita delle conoscenze scientifiche, nella possibilità di renderle sul piano applicativo sempre più efficaci per i nostri pazienti. La ricerca, a quanto affermato ai nostri microfoni dal professore Tassone, negli ultimi anni ha fatto importanti passi in avanti. È un continuo diverire di novità che dalla ricerca preclinica vengono trasportate poi al letto dell'ammalato. Negli ultimi anni noi abbiamo assistito a due aspetti, a due fenomeni molto importanti. Da una parte lo spacchettamento, possiamo dire, dei tumori in tumori sempre più rari, con specificità nella loro strutturazione molecolare, e che hanno permesso di orientare meglio farmaci a bersaglio molecolare. Dall'altra parte anche l'incremento delle conoscenze sulla funzionalità del sistema immunitario, che ha portato a mettere a punto anticorpi monoclonali che risvegliano la funzione del sistema immunitario. E questo ha un impatto significativo per numerosi pazienti, purtroppo non per tutti. Quindi la nostra sfida è investire di più, investire in ricerca per superare questo limite, per permettere che terapie molecolari sempre più sofisticate, e soprattutto che l'immunoterapia possa raggiungere i risultati sperati in un numero sempre più elevato di pazienti. Questo è l'obiettivo principale. Per quanto riguarda proprio l'osservatorio del 2018, abbiamo avuto per la prima volta che il numero degli ammalati di tumore a cui è stato diagnosticato un tumore nel 2018 è diminuito di 2.000 unità, piccola cosa rispetto ai 371.000 casi che ogni anno nella sola Italia vengono diagnosticati, che poi comporta pure una presenza di oltre di circa 1,5 milioni che sono attualmente in cura, e con il dato positivo che 1 milione ne è uscito fuori.